Il Movimento 5 Stelle, assume una posizione forte dopo quello che è successo col caso Gesenu. Assolutamente sì, noi chiediamo le dimissioni di tutti gli organi di vertice, innanzitutto quelli di carattere politico, quindi in primis per il Comune di Perugia il vice sindaco Barelli. Questi 2 anni e mezzo l'abbiamo provato in tutti i modi a dire vai a controllare, c'è qualcosa che non va, vai a controllare che c'è qualcosa che non va, fai la tariffa puntuale, fai la tracciabilità, devi vedere dove vanno questi rifiuti. Non l'ha voluto fare, ci ha derisi addirittura. Il sindaco Romizzi, i cittadini lo devono sapere, lui è il presidente dell'autorità d'ambito. Questi famosi 24 comuni che secondo la magistratura sono stati truffati, sono i 24 comuni riuniti nell'autorità cosiddetta d'ambito, che è quella che ha fatto la gara e quella che doveva fare i controlli più penetranti. Il sindaco Romizzi è il presidente di quei sindaci. Che cosa ha fatto in questi 2 anni e mezzo? Ci abbiamo provato in tutti i modi anche con lui. Gli abbiamo detto vai a controllare che il servizio è inefficiente e sono i numeri che te lo dicono, non deve essere la magistratura che te lo dice. Non ha fatto nulla. Chiediamo chiaramente le dimissioni di Luca Marconi, presidente di Gesenu, perché vorrei capire in questi 2 anni e mezzo che cosa ha fatto, i consiglieri nominati dal sindaco Romizzi all'interno di Gesenu, soggetti che non hanno mai relazionato al consiglio pur essendo obbligati, di che cosa hanno fatto all'interno di quella società. Chiediamo in assoluto la rimozione dei dirigenti che in questi anni hanno gestito la partita dei rifiuti e che non si sono accorti di nulla, perché a prescindere dalle responsabilità penali, che sono un'estrema ratio, hanno una responsabilità di fondo, non hanno fatto controlli efficaci per poter arrivare prima della magistratura a scoprire quelli che oggi sono dei reati, ma sono dei gravissimi inadempimenti contrattuali. I cittadini hanno pagato sempre di più, una tariffa sempre più alta per risultati che sono assolutamente nel corso degli anni peggiorati, perché la percentuale sul riciclo, e tu devi calcolare la raccolta differenziata al netto del riciclo, è peggiore di quella di Terni oggi. Farete anche degli atti ufficiali oltre a questa richiesta pubblica? Assolutamente sì, faremo le mozioni di sfiducia all'interno del Consiglio Comunale, vedremo come muoverci anche all'interno dell'autorità d'ambito, perché noi vogliamo sapere, abbiamo fatto un accesso atti, quali atti di controllo in questi anni sono stati fatti da parte dell'autorità d'ambito, perché Gesenu, anzi GEST, doveva versare ogni anno all'autorità d'ambito 250.000 euro che dovevano essere utilizzati per fare la valutazione dell'efficacia dei servizi, per capire cioè se il contratto di servizio, quindi tutti i procedimenti venivano rispettati. Io voglio capire che cosa ha fatto l'autorità d'ambito, quindi i dirigenti che in questi anni sono stati incaricati di gestire questi servizi hanno fallito, devono essere rimossi dal loro incarico.